Da Lucca, splendida città d'arte e di storia, risalendo la valle del Serchio verso la Garfagnana, c'è il borgo medievale di Diecimo, con la pieve romanica consacrata a Santa Maria Assunta. Diecimo è così chiamato perché si trovava a 10 miglia da Lucca verso Roma, sulla via Francigena. Qui inizia la valle della Pedogna, che si estende lungo il crinale meridionale delle Apuane e prende il nome dall'omonimo torrente, affluente del Serchio. Su questa valle si affacciano piccole frazioni, ricche di storia e tradizioni. A Celle dei Puccini è nato Jacopo Puccini, capostipite di quella dinastia di musicisti che ha avuto in Giacomo l'ultimo e più famoso esponente. Giacomo, nato a Lucca, mantenne un legame strettissimo col piccolo paese, dove trascorse lunghi periodi della sua infanzia. La valle si restringe tra due versanti collinari ricchi di acace, ma soprattutto di castagni. Per molto tempo la gente della Garfagnana basò la sua esistenza sui suoi frutti, ancor prima che dall'America arrivasse il mais. Con il castagno si diffuse un'economia prevalentemente pastorale ed una agricoltura di sussistenza. Negli anni 60 e 70, nella piana lucchese, comparvero le industrie e molti abbandonarono la montagna e le attività tradizionali. Ma non tutti se ne andarono. Qualcuno continuò a coltivare e a lavorare la canapa. Clara, con il suo telaio, prosegue una tradizione tramandata dalla madre e dalla nonna. Ora sto lavorando del cotone grosso, perché devo fare un lavoro un po' sostenuto, ma poi ci lavoro la canapa all'occasione, che me la portano anche chi ce l'ha, anche di quella vecchia, e allora io mi ci industrio a fare piccoli lavori. Lavorettini che poi le trovo da vendere, tutte queste cosine per potermi guadagnare qualcosa, perché ha visto al giorno d'oggi bisogna anche ingegnarsi un po'. Disseminati sul territorio resistono piccoli appezzamenti di terreno, coltivati quasi esclusivamente per uso familiare. Luigi ha fatto per una vita il carbonaio. E oggi, che con il carbone non ci si campa più, come dice lui, è tornato a lavorare la terra. Lo aiutano i figli. Umberto ha perso il lavoro in fabbrica, quando mancavano solo 2 anni alla pensione. Arturo un lavoro ce l'ha, ma visto che i soldi non bastano mai, quando è libero dai turni, aiuta anche lui nei campi. È così che il mestiere del contadino, svolto per generazioni, è tornato di attualità. I ragazzi ora non ci ritornino più nella montagna, perché non erano adatti, non è stato insegnato nulla, perché erano andati a scuola giustamente, perché io sento certe parole che non so neanche perché voglio dire, perché non ho studiato, loro invece si disbroglino. Ma noi vecchi, noi anziani, che non si sa più di nulla. Allora a questo punto siamo noi che non si sa più nulla. Si ripiglierà un po' l'agricoltura, però dove si lavora magari con motori e con computer. In montagna la vedo grigia. Fabio, il nipote di Luigi, si è diplomato all'Istituto Agrario.
Mettendo a frutto gli studi, ma soprattutto i preziosi consigli del nonno, coltiva vari tipi di ortaggi: fagiolini, zucchine, patate. Tutto in modo biologico. I semi per i nuovi raccolti sono ottenuti dalle stesse coltivazioni, a garanzia della qualità dei prodotti. Anche l'allevamento degli animali da cortile riveste un ruolo importante nell'economia familiare. Un piccolo appezzamento è stato seminato a grano. Per la sua coltivazione non si fa uso di prodotti chimici e la semina a file permette di eliminare più agevolmente le erbe infestanti. La mietitura è effettuata a mano. La trebbiatura viene eseguita nella corte del paese, con una macchina del 1929 ancora perfettamente funzionante. È un'occasione di incontro e di festa per tutti. A Gallicano funziona ancora il mulino ad acqua. Le macine in pietra frantumano i chicchi e li riducono in farina. Matteo ha imparato i segreti del mestiere dal vecchio mugnaio. Ha solo 20 anni e crede nel suo lavoro. Circa una volta alla settimana, Iliana, aiutata dalla nuora, prepara il pane di patate, tipico di queste zone. Alle patate bollite e schiacciate aggiunge il sale, l'acqua e il lievito madre. Il tutto viene versato sulla farina e impastato a dovere. Mentre il pane lievita, c'è il tempo per preparare anche un tortino di verdure. Lo si fa con quello che si trova in casa. In questo caso con le bietole e qualche rametto di prezzemolo sminuzzati, fatti appassire sul fuoco. In una ciotola, le patate schiacciate sono amalgamate con le uova, il pane ammollato, sale e pepe. Per ultimo si aggiungono le verdure e il parmigiano grattugiato. Quando il forno è ben caldo, è tempo di infornare. All'apertura del forno, una fragranza inconfondibile si diffonde per tutta la casa. Nei momenti di sosta tra un lavoro e l'altro, oppure quando è brutto tempo, Luigi costruisce o ripara gli attrezzi. A questo rastrello si sono rotti 2 denti. Basta un po' di pazienza e può ritornare come nuovo.
Ha sempre saputo fare tutto, ma quello che considera il suo vero mestiere è quello del carbonaio. Un tempo, da queste parti, la richiesta di carbone era tanta. C'era da soddisfare la grande domanda delle numerose ferriere della zona che usavano il carbone di castagno, considerato il migliore per la lavorazione del ferro. Oggi le ferriere sono pressoché scomparse e il poco carbone prodotto è destinato quasi esclusivamente alle grigliate estive delle feste paesane. Il carbone si fa con tutto, però noi nelle nostre zone abbiamo il castagno e la legna dipende. Se si fa grossa, allora quello, come si faceva una volta, allora quello è chiamato di spacco. Invece per uso famiglia, fornelli, così, si usava il chiamato cannello, che sarebbe randellini più fini. Quello viene bello, prende facile e riscalda. Ai primi dell'Ottocento, dal comune di Pescaglia, sulle colline lucchesi, in soli 3 anni, emigrarono verso la Corsica oltre 150 persone, per la maggior parte carbonai. Io ho continuato a fare una carbonaia ogni tanto perché tanto vedo che è un mestiere che nessuno lo fa più. Così, un po' per nostalgia, un po' per racimolare qualche soldo, non ha mai abbandonato completamente il suo lavoro. Una volta pronta, la catasta viene ricoperta di terra. Si procede poi all'infocatura, immettendo la brace alla sommità. Il fuoco, in assenza di ossigeno a causa della copertura di erba e terra, brucia lentamente e senza fiamma, cuocendo la legna che diventa carbone. Questi sono fori per l'aria, per fargli prendere più forza, e servono per guidare anche il fuoco. Se da una parte va più avanti, allora ne si tappa e di là magari si raddoppino. Quando la carbonaia è accesa, va controllata bene e spesso. Ma fare carbonaio è un mestiere difficile, perché a fare della cenere si suol dire che è bruciato tutto, è facile, e dopo si è lavorato per nulla. Dall'accensione fino alla scarbonatura finale passano sempre dai 6 agli 8 giorni e, come dice Luigi, se non si vuole mandare in cenere tutto il lavoro, bisogna controllarla anche durante la notte. Oggi è il giorno della cosiddetta scarbonatura. Vedi, si vede già che il carbonaio è un lavoro di miseria. Guarda gli attrezzi, eccoli lì. Questa è tutta l'attrezzatura del carbonaio. Il carbonaio fa con poco, però piglia anche poco. Sotto il sole, per ore e ore, con il vento, la polvere, con l'odore acre di fumo che prende alla gola e gli occhi che bruciano, si separa accuratamente il carbone dalla terra. Con l'aiuto del ballo si mette il carbone nei sacchi di juta. I sacchi vengono chiusi con bastoncini tagliati a misura, fissati sui bordi, alla sommità. Stavi attento anche a quello.
se hai la fune lunga, dici, ma pesa ancora la fune. Ma... Un tempo il carbone era una merce di scambio. I carbonai portavano i sacchi allo spaccio, dove si poteva vendere e comprare un po' di tutto, dalla stoffa allo zucchero, dai bottoni ai chiodi, dal pane al carbone. 27. Man mano che il bottegaio vendeva il carbone, accreditava la somma annotandola su un quaderno. E così il carbonaio poteva fare la spesa. 25. Non è un gran guadagno, però no, si è sempre mangiato. Dopo l'ultima scarbonatura dell'anno, per tradizione e con la scusa di provare la qualità del carbone, la famiglia è solita allestire una bella grigliata. Fabio, dopo aver custodito i vitelli, deve preparare i sacchi di carbone che Pietro verrà a ritirare. Pietro è un ex alpino e Gino è il suo mulo. Quando era in forza all'esercito, era abituato a trasportare sulla soma cariche fino a un quintale e mezzo. Quando Pietro ha saputo che per il suo fedele compagno di tante marce era previsto l'abbattimento, non ha esitato un attimo. Lo ha acquistato e ha provveduto a farselo portare a casa per fargli trascorrere gli ultimi anni in tranquillità. Solo raramente e per gli amici svolge qualche piccolo servizio. Il lavoro del carbonaio richiede tanta esperienza e sacrificio. Eppure Luigi ha 83 anni e è ancora qui con l'ennesima carbonaia. Nella sua mente scorrono tutti i consigli e le regole, spesso rigide, che da bambino gli erano state insegnate. Dice che presto smetterà, ma non trova il coraggio di farlo. Non vuole, o forse non riesce, a staccarsi da queste cataste costruite da sempre, sorvegliate per giorni e notti, e in un mondo tutto suo rivive le suggestioni di un tempo ormai passato. Anche se il futuro appare incerto, Luigi spera che almeno non abbia a tingersi di nero, nero come il carbone. Ma di una cosa è certo, questo non sarà il suo ultimo carico di carbone, anche perché nel respiro di questa polvere lui ha costruito la sua vita.